Signor Sindaco, signor Presidente della Regione, signori sindaci e autorità tutte, grazie di questa occasione di incontro, grazie di questa accoglienza e oggi vi confesso che ero a Firenze stamani mattina perché abbiamo incontrato il Presidente del Primo Ministro giapponese e gli avevo fatto una capa tanta sulla mia città che alla fine ha detto io vengo ma voglio passare da Firenze, allora l'abbiamo accolto a Firenze, quindi stamattina ho colto l'occasione, ho dormito finalmente a casa, ho accompagnato mio figlio a scuola, poi una volta accompagnato mio figlio a scuola ho incontrato un po' di amici in un teatro importante fiorentino e mentre mi salutavano in tanti amici dell'esperienza di sindaco e concittadini, mi si è avvicinato un fiorentino e mi ha detto sono tanto orgoglioso. Al che io ho detto bene, allora pensavo parlasse, ero lì tutto esaltato, orgoglioso, le riforme, i risultati, sono tanto orgoglioso perché oggi vai a Matera. E mi ha fatto piacere, perché non era un fiorentino qualsiasi, è Cosimo Ceccuti, l'assistente dell'allora Presidente del Consiglio Spadolini, che qui a Matera ebbe la forza, la voglia e il coraggio, lo sa bene il sindaco, anche per motivi politici, di investire. E quindi mi sento di prendere una testimone da un presidente del Consiglio fiorentino che amava particolarmente questa terra e da questa terra era riamato. Ha detto il sindaco, dalla rassegnazione all'autostima. E il presidente della regione ha declinato i numeri dell'autostima con grande puntualità. Dalla rassegnazione all'autostima. Non è un programma soltanto per Matera e non è un programma soltanto per la Basilicata, è esattamente quello che l'Italia deve fare nei prossimi 2 anni. La rassegnazione è comoda, la rassegnazione viene bene, la rassegnazione alla fine è anche un elemento di maggiore buonsenso, perché se tu vai a dire che le cose cambieranno, che andranno meglio, rischi. E invece la rassegnazione è tipica di chi magari anche legittimamente sta fuori a fischiare. Io dovunque vado trovo gente che sta fuori a fischiare. Contestatori che fischiano. Ma le cose non le cambiano quelli che fischiano, le cambiano i coraggiosi che rischiano, che si mettono in gioco, che ci provano, che ci credono, che si sporcano le mani e che non importa che colore politico rappresentano, rappresentano 3 colori, il bianco, il verde e il rosso di un'Italia che non ne può più della rassegnazione. È questo l'elemento fondamentale a livello istituzionale che io voglio ribadire. E che voglio ribadire prima ancora che per Matera, prima ancora che per la Basilicata, prima ancora per il Mezzogiorno, per l'Italia. L'Italia ha tutto per poter uscire dalla crisi degli ultimi 20 anni, ha tutto. Smettiamo di guardare soltanto le cose negative, che pure, intendiamoci, ci sono, Nessuno le vuole mettere sotto il tappeto. Ma il fatto che l'Italia possa finalmente ripartire sta nella bellezza della scuola italiana, che ha 1000 limiti, sì, bisogna investire di più nell'edilizia, sì, bisogna fare di più per i professori, sì, ma è una scuola che forma cervelli straordinari. Sta nella bellezza delle nostre infrastrutture, dall'alta velocità alle infrastrutture dell'alta velocità tecnologica, la banda larga bisogna fare di più, certo. Che sta nella bellezza, lasciatemelo dire, delle nostre realtà culturali. Però poi c'è un problema oggettivo, che è la mancanza di concretezza di alcuni progetti. Perché se poi hai il problema con la ferrovia a Matera, che cosa te ne fai dell'alta velocità, che pure è la migliore al mondo, È la migliore al mondo. Io vi dico qui che l'alta velocità francese, e lo dico qua, Shinkansen, l'alta velocità giapponese, di là che il mio amico Shinzo Abe è andato via, per cui lo posso dire anche a maggior ragione, ma l'ho detto quando sono stato in Giappone, la nostra alta velocità è la migliore al mondo. Ma tu hai l'alta velocità che fa Torino-Milano, Milano-Napoli, anzi Milano-Salerno, stai facendo la Napoli-Bari, arriverai in prospettiva fino a Palermo con l'alta velocità. E quando poi hai 50 milioni di viaggi ogni anno che funzionano alla grande con l'alta velocità, sei soddisfatto.
Ma quando hai 550 milioni di viaggi di pendolari ogni giorno che soffrono e hai realtà come la vostra che vengono, l'ha detto molto chiaramente il sindaco, sostanzialmente isolate, non sei credibile. Allora c'è bisogno di sottolineare le cose che funzionano e prendere degli impegni concreti per risolvere le altre dinamiche. È evidente che in questo passaggio c'è uno che si alza e dice sì, però c'è un problema di legalità. Non l'ha ancora fatto, lo faccio io, me lo autochiamo da solo. È così. Ah, ma non andremo da nessuna parte finché avremo la corruzione. Che certo, noi dobbiamo combattere senza pietà la corruzione. Ma combattere senza pietà la corruzione non vuol dire fare i convegni sociologici, vuol dire andare a processo e dire chi è colpevole e chi non è colpevole, vuol dire portare finalmente a sentenza, perché io non voglio sentirmi dire che sono tutti uguali e che rubano tutti, perché non è vero, e lo faccio per le persone oneste che fanno questo lavoro. Quando si dice sono tutti uguali, rubano tutti alla stessa maniera, si sta facendo un favore ai ladri, che devono andare nelle patrie galere, non possono continuare a restare a piede libero. Ma proprio per questo c'è bisogno di dire che la legalità ha bisogno di passare attraverso i processi, non attraverso i convegni. Io sono felicissimo di leggere gli articoli sulla corruzione. Preferisco gli articoli del codice di procedura penale e preferisco che finalmente si arrivi sempre e ovunque a dire chi è colpevole e chi no, come prescrive la nostra Carta Costituzionale. E mentre lo dico, so perfettamente che c'è una grande emergenza di lotta contro tutte le forme di illegalità. A partire al mezzogiorno, ma ormai non più soltanto al mezzogiorno, dall'emergenza di criminalità organizzata, di stampo mafioso, camorristico, dranghetista. Lo dico perché sabato ero a Palermo e ho scelto di rendere omaggio a un uomo, a un politico. Ricorreva in quel momento i 32 anni dalla morte, si chiamava Pio La Torre ed è stato ucciso dalla mafia per il suo impegno dentro il suo partito e a sostegno della cosa pubblica, esattamente come nemico da abbattere. Bene, tutto questo è per dire che noi non ci giriamo indietro, sappiamo che abbiamo dei problemi, li conosciamo, li vediamo davanti. Ma contemporaneamente vediamo un paese che ha delle caratteristiche uniche al mondo e io non smetterò neanche un minuto fino a che starò a Palazzo Chigi, fino a che avrò l'onore di poter servire il mio paese da Palazzo Chigi, non smetterò neanche un minuto di pensare che il nostro compito sia quello di trainare l'Italia, di portarla, caro sindaco, dalla rassegnazione all'autostima. E l'autostima è l'unica cosa di cui l'Italia non è provvista in quantità industriali. Per il resto abbiamo tutto. Per il resto abbiamo tutto. Abbiamo la bellezza, abbiamo l'intelligenza delle nostre cittadine e cittadini, abbiamo la passione, l'entusiasmo. Questo è un mondo nel quale si continua a pensare che contino soltanto i numeri. Certo, i numeri contano, ma poi conta la volontà di mettersi in gioco, l'entusiasmo, la grinta, la tenacia, anche un certo stile di vita che l'Italia, di cui l'Italia è esportatrice sana, è produttrice sana, di uno stile di vita che ci faccia vivere non soltanto a lungo come accade in Italia, ma bene, gustando la bellezza di ciò che abbiamo, cercando di scoprire che c'è un patrimonio culturale enorme che innanzitutto è dato dai 4,9 milioni di italiani che credono nell'associazionismo, nel volontariato e nel terzo settore. Anche quella è bellezza, anche quella è cultura, è un modo di concepire le relazioni umane, per cui quello che sta di fronte a me non è un codice fiscale, è una persona. Ha dei valori e io combatterò sempre contro quella che Bauman chiamava la solitudine del cittadino globale. Andrò sempre incontro alle persone per poterle coinvolgere. Questo fanno da nord a sud milioni di italiani tutti i giorni che ci rendono orgogliosi. Ma accanto a questo c'è poi bisogno che la politica faccia la sua parte. Ci sono delle cose in Italia che gridano semplicemente vendetta. In questo giro nel mezzogiorno che stiamo facendo attraverso, con la scusa dei patti per il Sud, poi verrò brevemente a Matera 2019 con il vostro permesso, ma parto un secondo dai patti per il mezzogiorno. Ci sono tanti dati interessanti, i fondi europei, Marcello dice bene,
noi siamo orgogliosi di spenderli tutti. Altrove non è accaduto così. Altrove non si sono spesi. Perché non si sono spesi? Perché si sono frammentati, perché la classe dirigente ha pensato più a dividersi le fettine di torta che non ad avere un disegno strategico. Altrove il sistema dei fondi europei è stato uno scandalo. Adesso finalmente tutti insieme si volta pagina. È un numero che mi fa impressione, ma c'è un numero ancora più grosso che mi fa impressione. E il numero che mi fa impressione più di tutti è il numero dei turisti. Ora, io alla fine di questo giro litigherò con il mio amico Arno Compaccer, che è il presidente della provincia di Bolzano, perché faccio sempre lo stesso esempio. E Arno, spero che non si arrabbi quando lo dico, ma sapete quant'è? Fatto 100 il numero di turisti stranieri che vengono in Italia, che già quello è basso, ma comunque sta crescendo e continuerà a crescere. Fatto 100 il numero di turisti che vengono in Italia, sapete quant'è la percentuale di turisti che visitano la provincia di Bolzano? L'11%. Cioè su 100, 11 vanno in provincia di Bolzano. E stanno bene, perché è bellissima la provincia di Bolzano, vorrei essere chiaro, è bellissima. E quindi fanno bene, e chi di noi c'è stato sa che è un'esperienza meravigliosa. Poi vi domando, sapete quanti vanno nel mezzogiorno a sud di Roma? Cioè, vi metto l'elenco, ma perché? Matera, ovviamente si parte. Il mare lucano, vogliamo non parlarne, perché già dovevamo andare oggi a Maratea, ci torneremo, anche perché Vitella mi ha tentato con specialità tipiche, essendo io particolarmente sensibile alla buona tavola, in questo non a livello di Spadolini, sindaco, però insomma diciamo mi do da fare. Vogliamo parlare del mare lucano? Meraviglioso. Vogliamo parlare del resto della regione? Bellissimo. Lasciamo per un attimo la Basilicata, perdonatemi, per qualche secondo. Mettete la Campania, metteteci Pompei, metteteci Capri, Ischia, metteteci Caserta e la Reggia, metteteci i musei di Napoli, Capodimonte, mi fermo. Lasciamo stare la costiera amalfitana. Andiamo in Calabria, dai Bronzi di Riace, il museo l'abbiamo inaugurato di nuovo sabato, risalendo su per la costa, fino alla meravigliosa costa di Cosenza, o dalla parte dello Ionio. Vogliamo toccare la Puglia, e come si fa a non toccare la Puglia? La bellezza del Salento, ma anche il Gargano, le Tremiti. Abbiamo messo, a proposito di chi diceva che noi non pensiamo al mare, nelle Tremiti, se ci mettete le piattaforme, abbiamo messo 20 milioni per salvare il convento di San Nicola, a cui non aveva pensato nessuno, sulle Tremiti, ma lasciamo stare, non voglio aprire discussioni o polemiche, altro che polemiche sulle Tremiti, si portano i soldi per sistemare San Nicola, ma lasciamo stare, però metteteci anche la Puglia. Allora, ci abbiamo messo la Basilicata, la Campania, la Calabria, la Puglia, ci vogliamo dimenticare il Molise e l'Abruzzo? No, assolutamente, sarebbe un... E poi ci mettiamo la Sicilia. Che facciamo? La Sicilia la lasciamo fuori. Metteteci anche la Sicilia, la Valle dei Templi, Taormina, Catania, Siracusa con Ortigia, Ragusa, Noto, il Barocco, Palermo. Dice Matteo, qui bisogna andare a cena tra un po'. Tutto questo ben di Dio che ho detto, sapete quanti visitatori fa? Fatto 100 il numero dei turisti stranieri che vengono in Italia? 11. Esattamente come la provincia di Bolzano, che è bellissima. Ma vi rendete conto o no che noi stiamo sopra una montagna di bellezza che non riusciamo a sfruttare? Di chi è la colpa di questo? Vogliamo fare come fanno quelli che contestano? Però il mondo è cattivo, però non ci considerano. Se noi per primi, quando raccontiamo il nostro mezzogiorno, lo presentiamo come un elenco di disgrazie, lo presentiamo come un elenco di problemi e non siamo in grado di fare un ragionamento vero, certo, di cambiare le infrastrutture, di combattere l'illegalità, di presentare la bellezza in modo diverso, ma se non iniziamo noi a raccontare ciò che di bello abbiamo, ma dove vogliamo andare? Ma chi di voi comprerebbe un oggetto se all'ingresso del negozio trovasse il proprietario del negozio e dice: oh, qui fa schifo, qui non entrare. Cioè, voi immaginate, state camminando, lo shopping, state bene, dice: no, qui per carità, no, guarda, qui è un casino, guarda, chissà cosa, entri dentro, chissà che ti succede. Ancora oggi c'è chi pensa in Europa e nel mondo che il mezzogiorno sia soltanto la patria del malaffare, non rendendosi conto della straordinaria forza e grandezza e bellezza che voi avete qua. E allora lo sforzo che noi vogliamo fare, e anch'io ringrazio Claudio De Vincenti,
è quello di modificare il rapporto tra regioni e Stato centrale. Le regioni controllano lo Stato controlla le regioni. Facciamo un elenco di provvedimenti e in questo modo i cittadini controllano tutti e due, controllano Pittella e controllano Renzi, controllano la struttura regionale e controllano la struttura governativa. E con questa tempistica saremo in grado di capire dove vanno i soldi, come vanno i soldi, perché vanno i soldi e quando vanno i soldi. È, a mio giudizio, una rivoluzione copernicana. Ed è una rivoluzione copernicana che, me lo permetterete, non nasce da un'intuizione bislacca, nasce da un disegno sul paese. Cos'è accaduto in questi due anni? A qualcuno stiamo simpatici e ad altri stiamo antipatici. Normale, è la vita. Se uno volesse piacere a tutti dovrebbe fare un altro mestiere. Ma quello che nessuno può negare è che in questi due anni è cambiato qualcosa. La politica, bistrattata, insultata, offesa, ha dato un segnale. Ha dato un segnale, poi nel senso giusto o meno lo decideranno i cittadini. Siamo partiti dalla riforma costituzionale che andrà al voto a ottobre, lo ha ricordato Marcello, dove per la prima volta nella storia occidentale un Parlamento decide di cancellare delle poltrone. Non è la cosa più importante della riforma, anche se togliere 315 scranni, 315 seggiole, significa banalmente ridurre il numero di quelli che prendono soldi per fare politica. Quindi è già un passo in avanti. Ma è il messaggio straordinario, che la politica è capace di cambiare. Accanto a questo ci si è messo un meccanismo per cui è più semplice per il governo avere la fiducia, perché c'ha soltanto un ramo del Parlamento, come succede dappertutto nel mondo. Soltanto da noi bisogna avere la fiducia in due rami del Parlamento. E quando si prende la fiducia in due rami del Parlamento diverso, può succedere che ci sia maggioranze diverse, che qualcuno si sposti. Questo spiega perché in 70 anni noi abbiamo avuto 63 governi. L'ho detto lunedì scorso, ero ad Hannover con Obama, Merkel, Hollande e Cameron, non so perché si è iniziato, Obama mi ha chiesto come vanno le riforme in Italia, gli ho raccontato la situazione, ma quanti governi avete avuto voi in questi anni? 63 su 70. Si sono messi a ridere. E io non voglio che si rida dell'Italia. Io voglio che l'Italia diventi un paese stabile, dove i cittadini scelgono, chi vince governa e chi perde per 5 anni si prepara a fare meglio. Esattamente come sanno i sindaci, perché nell'esperienza dei sindaci funziona così. Ma accanto a questo ci sono nelle riforme elementi molto più semplici. La certezza del voto a data certa in Parlamento, l'investimento su un modello diverso di rapporto tra regione e Stato. Si sa cosa fanno le regioni, si sa cosa fa lo Stato. Il superamento di un meccanismo per il quale su tutto si litigava. Le cose le abbiamo iniziate a fare, poi i cittadini diranno sì o no. Abbiamo iniziato a fare sulla riforma del lavoro, l'abbiamo iniziato a fare sulla riforma della scuola, qualcuno non è d'accordo, ma ci sono 100.000 persone che adesso fanno gli insegnanti e possono pensare... Eccolo, sì, ora arrivo a Matera, dopo si parla di scuola tranquillamente. Non ho alcun problema, anche perché lei mi immagina... No, no, ma ne parliamo tranquillamente. Sì... No, umiliate da me. La fase B c'ha un picco. Guardi, siccome io sulla scuola sono ormai dopo un anno, un anno esatto, perché il grande sciopero fu esattamente il 5-6 maggio dello scorso anno. Sì, signora, però se mi fa anche parlare le rispondo sulla fase B. No, io non ho fretta. Tanto purtroppo è saltato Maratea, per cui possiamo stare una giornata qui. Le dico che quello che lei dice a proposito dell'umiliazione si può spiegare in questo modo. Ci sono stati 250.000 persone che sono state illuse dallo Stato di poter fare gli insegnanti e poi non si è dato il posto perché si è continuato a fare un certo tipo di formazione per questi insegnanti e poi si lasciavano precari per tutta la vita. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo pensato che questo fosse indecoroso, ma guardi, prima ancora per gli insegnanti, avrebbe detto Don Lorenzo Milani, per i ragazzi, perché il vero problema è che se tu c'hai un sistema scolastico in cui non dai
all'educatore, al professore, la possibilità di lavorare sempre, di studiare una certa continuità educativa e didattica con gli insegnanti, sta indebolendo non solo la vita personale dell'insegnante, vero, ma sta indebolendo l'esperienza educativa del ragazzo. Allora che cosa abbiamo fatto? No, non voglio applausi, buoni lì, poi ci torno se vuole, dopo ci fermiamo due minuti, entriamo nel merito. Abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo detto chi ha diritto costituzionale ad essere assunto, lo assumiamo subito. Chi, certo per responsabilità dei governi passati, non ha questo titolo perché non ha vinto un concorso, ancorché avendo fatto il TFA o esperienze analoghe, cioè avendo fatto una formazione su questi temi, ma non avendo avuto l'abilitazione ad essere assunto, purtroppo, o per fortuna secondo altri, io dico purtroppo, la Costituzione ci impedisce di assumerlo perché la Costituzione dice espressamente che si entra in scuola passando per concorso. Allora tutta la retorica di questo ultimo anno, tu non vuoi prendere quelli di fascia B o di altro tipo di fasce, non è questo, ha un significato molto semplice, ci sono delle regole per cui la Costituzione prevede di assumere chi ha vinto un corso, chi ha fatto le SIS, le scuole di specializzazione, ha diritto ad essere assunto, chi no, per chi no facciamo un concorso per 160.000 persone, per 160.000 candidati, un concorso che non era fatto da anni. Se negli ultimi 20 anni si fosse investito sulla scuola, anziché tagliare costantemente alla scuola, questa situazione non si sarebbe verificata. Poi nel merito sono pronto a discutere di tutto, ma siccome abbiamo messo 3 miliardi di euro sulla scuola noi, a differenza degli altri, la cortesia di dire dell'umiliazione la va a dire a quelli che negli ultimi 20 anni si sono comportati in modo indecoroso nei suoi confronti. Poi disponibile a parlare. Ne dicevo, ci sono molte discussioni, abbiamo detto della scuola, della pubblica amministrazione, della riforma del lavoro, c'è un dato di fatto, tutta questa roba qua appartiene ai 2 anni appena trascorsi. I 2 anni che verranno su cosa li giocheremo? E vengo al punto di Matera, li giocheremo su cultura e ricerca. Perché li giocheremo su cultura e ricerca? Li giocheremo su cultura e ricerca per un motivo molto semplice, perché il mondo fuori da qui sta correndo a una velocità che noi non immaginiamo nemmeno. Questo è un telefonino, non dirò la marca, l'ho girata, vabbè, si capisce. Questa marca qui, vabbè, questo è un Apple, l'ho detto, ma poteva essere un Samsung o qualcosa del genere. Questo qui, 10 anni fa non c'era, l'iPhone è nato 10 anni fa. 10 anni fa, se vi avessero detto chi sono le aziende più forti sui telefonini, avreste risposto Nokia e Motorola, giusto? Molti di voi avevano, io avevo un Nokia, altri avevano un Motorola, 10 anni fa c'erano i Nokia e i Motorola. Perché non ci sono più? Perché in 10 anni Nokia e Motorola hanno visto il proprio business model fallire. E grazie all'intuizione di Steve Jobs e al lavoro di altri sugli smartphone, oggi abbiamo un mondo totalmente diverso. In 10 anni è totalmente rivoluzionato il mondo della informazione digitale, della comunicazione, dell'infrastrutturazione. I social network, che molti contestano ed altri adorano, e penso che ci vorrebbe una via di mezzo, sono peraltro tutti espressioni di un bisogno di comunità. Perché quando io chiedo l'amicizia a qualcuno su Facebook, in realtà non sto altro che esprimendo dell'uomo come animale sociale. Ma accanto a questo, i social network che cosa sono? Sono il tentativo di rivoluzionare un certo modello di vita. Il mondo fuori da qui sta cambiando. Cosa resterà sempre uguale? Il modello di produzione delle macchine? No. No. Cambierà. La fabbrica 4.0 è destinata a cambiare. E meno male che Melfi è all'avanguardia, e meno male che Marchionne ci ha creduto, e meno male che gli operai, le operaie e gli operai lucani ci hanno creduto, e oggi la Basilicata produce le Jeep per l'America, che è una cosa fantastica, e dà una mano non soltanto a chi lavora lì, ma all'indotto e al sistema portuale, perché se il sistema portuale italiano del Mezzogiorno è salvato da Melfi oggi, poi in prospettiva spero che non sia salvato soltanto da Melfi. Ma tutto questo cambiamento, e arrivo alla conclusione, non ci fa venir meno il bisogno di identità che noi abbiamo, il bisogno di essere qualcosa di più di una cozzaglia di sigle, qualcosa di più di una cozzaglia di numeri, qualcosa di più di codici fiscali l'uno sopra l'altro accatastati. Noi siamo donne, uomini, cittadini,
E allora abbiamo bisogno della cultura. Ne abbiamo bisogno a livello di politica estera, perché non ci vengano a raccontare storie. Se c'è un motivo oggi per il quale l'Europa è in crisi, non è perché dall'estero o dall'esterno stanno venendo a farci del male, ma perché nelle nostre periferie, nei nostri luoghi cittadini, da Parigi a Bruxelles, dalle Ballie a Molenbeek, si è perso il senso dell'identità. Il terrorismo, il fanatismo, l'estremismo sono cresciuti non soltanto fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, sono cresciuti nel cuore delle nostre città. I killer del Bataclan sono ragazzi che giocavano a calcio con i figli delle famiglie europee, parigine e belga. Il tizio, il killer, il boia, che con perfetto accento inglese decapitava le persone, Jihadi John, ucciso nel novembre 2015 dagli americani in Siria, è uno che è nato a Londra, che ha frequentato le scuole europee. Allora, il senso dell'identità, del capitale umano e della cultura è innanzitutto la prima chiave per la sicurezza, oltre naturalmente al lavoro straordinario delle forze dell'ordine, che anche in questi giorni hanno portato a casa un risultato impressionante nel nord Italia. Hanno trovato un pericoloso gruppo di persone che stava preparando un attentato. Tra l'altro lì io non riesco a capire la politica, perché una volta che un magistrato, un gruppo di magistrati fa un lavoro straordinario, le forze dell'ordine è straordinario, l'intelligence è decisiva per dare l'informazione chiave, noi siamo tutti perfetti, la gestiamo in modo straordinario, interveniamo e c'è sempre il politico che dice «Ah, li hanno arrestati, segno che qualcosa non va». Ma scusami, pezzo di genio, ma se li abbiamo arrestati, ma fai complimenti alle forze dell'ordine, ai magistrati, agli inquirenti. Ma io sono più tranquillo se li arrestano. Che preferisci, che rimangano fuori? No, perché devono fare polemiche anche su quello, quelli che sanno soltanto dire no. Però al di là di questo, la cultura è questo elemento qui. E allora, sindaco, Matera. Matera, capitale europea della cultura. È una grande responsabilità. Noi abbiamo dei grandi professionisti della politica. Non farò nomi, soltanto cognomi. Franceschini ieri ha firmato il decreto dei 28 milioni, perché mi ha detto appena vai a Matera almeno porti il decreto, e per avere sicurezza mi ha mandato Giampaolo D'Andrea, ovviamente, che gioca in casa, e mi ha detto questo è l'elenco, 28 milioni, fai vedere che c'è, è firmato. E questa è la straordinaria professionalità e il professionismo, io faccio i complimenti. Però poi c'è un passaggio. Accanto ai 28 milioni, accanto a quelli che ha messo Pittella e che ha già annunciato anche lui sabato in conferenza stampa quando l'hai annunciato, accanto agli investimenti, poi bisogna fare di più, certo, accanto alla ferrovia, tutto vero. C'hai una responsabilità grande, sindaco, con te e tutta la tua comunità. Essere capitale europea della cultura non significa soltanto fare dei grandi eventi. Io ho visto un programma meraviglioso, quello con cui avete vinto la candidatura, e vi faccio i complimenti. Ed è bellissimo che ci sia la rettrice dell'Università della Basilicata a gestire questo progetto, perché è importante che ci siano le università, è importantissimo che ci sia tutto questo lavoro condiviso. Ma la vostra responsabilità come capitale europea della cultura è indicare all'Europa qual è la direzione. Ci hanno raccontato per anni che non dovevamo occuparci del Mediterraneo. Adesso si sono accorti che il Mediterraneo è il cuore dell'Europa, non è la periferia. Ci hanno detto per anni che noi eravamo esagerati a parlare di immigrazione. E noi abbiamo insistito contro tutto e contro tutti. Volevano che noi ci girassimo dall'altra parte. Quando secoli e secoli di civiltà e di cultura dell'accoglienza umana ci hanno insegnato che quando c'è una donna in mare, un uomo in mare, un bambino in mare, si corre per andare a salvarlo e si fa di tutto per essere uomini, anche se si perde un punto nei sondaggi. Meglio perdere un punto nei sondaggi che perdere la faccia di fronte ai propri figli, ai propri nipoti e di fronte alla storia. Ci hanno insegnato che quando qualcuno muore si va a seppellirlo. Ce l'hanno insegnato i libri, ce l'ha insegnato l'Iliade, ce l'ha insegnato la letteratura greca, la letteratura latina, ce l'hanno insegnato i nostri nonni. Mio nonno, sensale, vendeva animali, la cultura contadina, e mi ha insegnato che quando si dà una mano quello vale più di un contratto.
e mi ha insegnato che la sepoltura di una persona è un atto fondamentale. Noi andiamo a riprendere quella nave caduta sotto un anno fa e andiamo a dare sepoltura a quei bambini che sono stati chiusi a chiave nella stiva e che hanno trovato la morte in modo atroce, perché noi siamo l'Italia, questo per noi è la nostra cultura. Poi accanto a questo c'è un tema, che è quello di andare ad avere una visione un pochino più strategica dell'immigrazione. Andare a investire in Africa. Quelli che dicono aiutiamoli a casa loro si sono dimenticati di dare i soldi per la cooperazione internazionale. Quelli che dicono aiutiamoli a casa loro dicono ma che ci va a fare Renzi in Africa? Quelli che dicono aiutiamoli a casa loro non si rendono conto che l'Africa è in prospettiva l'economia trainante dei prossimi 20 anni. Ma accanto a questo lavoro ci vogliono i nostri valori. Quelli che nel corso del dopoguerra voi avete riscoperto a Matera. Passando, come hai detto tu, sindaco, dalla fase della vergogna alla fase dell'orgoglio, rendendosi conto che quello che c'è qua non è un di più nella società contemporanea, ma è l'essenza della società contemporanea, è la radice della società contemporanea. E allora noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di considerare Matera 2019, sì, come la cosa dove spendere i 28 milioni di Franceschini, i 50 milioni di Pittella, i soldi che sicuramente verrete a chiedere in più perché non basteranno, tutto vero, tutto ordinaria amministrazione. C'è una cosa in più, più grande. Matera, capitale europea della cultura, deve riportare l'Italia a credere nel futuro. Aver messo ieri 2,5 miliardi sull'università e la ricerca e 1 miliardo sulla cultura, aver finanziato dal porto di Trieste fino ai bronzi di Riace, aver finanziato da Brera fino alle realtà delle Tremiti, e ci sono ancora risorse, vorrei essere chiaro, perché è finito il campionato mondiale di vittimismo e di alibi che ha caratterizzato per anni la discussione sulle finanze pubbliche. Facendo economia nei settori dove si possono fare economie, ci sono i soldi perché le istituzioni funzionino e funzionino bene. Ma accanto a questo c'è bisogno di proporre un racconto totalmente alternativo, il racconto dei nostri valori, il racconto dei nostri ideali, il racconto della bellezza di essere italiani. E allora riparto da dove sono, arrivo, finisco da dove sono partito. Oggi chi mi ha detto sono orgoglioso di te perché vai a Matera, non mi ha detto soltanto che per lui era bello ricordare ciò che ha fatto Spadolini, né ha inteso tracciare una sorta di gemellaggio simbolico tra Firenze, prima città capitale europea della cultura nel lontano 85-86, non mi ricordo, poi Bologna, poi Genova, la prima città che sta sotto Roma, che bel segnale. Ma ha fatto qualcosa di più, mi ha detto che è straordinariamente bello credere in un'Italia che prova a cambiare sul serio. Io la vedo così. La vedo così guardando gli striscioni della Coldiretti e pensando alla straordinaria forza dell'agroalimentare. La vedo così guardando le fasce tricolore dei sindaci e pensando che finalmente possiamo rimettere in moto l'economia locale partendo dalle realtà più piccole, che finalmente devono poter avere i soldi. Vedo anche i Nutriv, rispetto anche loro, non ho problemi, è una vicenda che ci ha visto su posizioni diverse, ma guardi, io ho un grandissimo rispetto per chi non la pensa come me, mi auguro che lei lo abbia lo stesso. Abbiamo avuto su questo discussioni diverse, abbiamo avuto grandi dinamiche di confronto, abbiamo votato in modo diverso Marcello e io, ma quello che non cambia è che tutti e due, Marcello ed io, e insieme a tutti voi, sono certo, pensiamo che l'Italia abbia bisogno anche della forza di dire sì e non soltanto di dire no, abbia la forza di rimettersi in gioco, di rimettersi in moto, abbia la voglia di pensare che il futuro non dipende da un agente esterno, il futuro dipende da noi. Questa è la nostra grande arroganza. Utilizzo volutamente una parola negativa. La nostra arroganza è pensare che l'Italia possa essere leader in Europa e nel mondo. E che quindi Matera, capitale della cultura, debba essere in grado di tracciare la linea e di tracciare la direzione. Poi certo, se non portiamo la ferrovia, in un certo modo non siamo credibili. Se continuiamo a vantarci della Napoli-Salerno e non ci rendiamo conto che c'è un mondo che rimane fuori, non siamo credibili. E proprio per questo io continuerò a girare nel Mezzogiorno, come altrove, per stimolare gli amministratori a rimettersi in moto. Ma accanto a questo c'è la grande consapevolezza che essere italiani è segno di una buona sorte straordinaria. Il mondo richiama bellezza, il mondo reclama bellezza. La bellezza che Matera esprime, bene,
per una volta, per i prossimi 2 anni, qualunque sia il vostro colore politico, mettiamo in sordina le polemiche, mettiamo in secondo piano gli elementi di divisione e tutti insieme proviamo a rilanciare perché da Matera, città capitale europea della cultura, l'Italia possa trarre stimolo e forza per poter tornare a fare il proprio ruolo, per poter tornare a giocare il proprio ruolo, protagonista e non spettatrice, attrice fondamentale e non comparsa. Se l'Italia fa l'Italia, l'Europa avrà tutto da guadagnare. E allora grazie a Matera, città capitale europea della cultura, grazie alla Basilicata che firma un patto impegnativo, nomi, tempistica, soldi. Il buon Claudio De Vincenti, non so se l'hanno rapito ultimamente per evitare e riprendergli gli ultimi denari, vi garantisco che Pittella è un ottimo negoziatore, ma lo sapete. Sono denari chiari e semplici e sono denari che ci sono. Se con questi denari rimetteremo in moto anche un po' di credibilità della classe politica, perché faremo vedere che finalmente le cose si fanno, sarà più facile per tutti noi. Viva Matera, viva la Basilicata e viva l'Italia! E che la capitale europea della cultura ci guidi! Marcello, vieni a firmare, che se no De Vincenti poi non lo riesco più a riavere vivo. Io mi metto a sinistra, a notare, di Pittella. Non è difficilissimo, peraltro. E a destra di chi guarda. Sono 11 pagine, potrei leggerglielo. Premesso che il mezzogiorno era Pnovia. Lasceremo le copie a tutti, firmiamo nel dettaglio gli impegni che riguardano infrastrutture, ambiente, sviluppo economico, turismo, welfare e legalità con tutte le voci. Il CIPE, deliberazione 10 gennaio 2015, numero, deliberazione 28 gennaio numero 10, la legge 2 gennaio 2014 numero 190, l'articolo 1,703. Io vi proporrei di... Buoni, ragazzi, oh, è meraviglioso, è la prima volta in cui firmo un patto dove diamo un fracco di soldi e c'è gente che dice voglio vedere. Io posso anche riportarli indietro, non ho problemi.